La nostra scuola ha approvato un progetto all'interno del progetto nazionale del Piano delle Arti che vedrà anche la collaborazione del Museo Venturino Venturi di Loro Ciuffenna, inerente appunto il rapporto tra Venturino e il paese di Loro. Io mi occuperò della parte, diciamo, più artistica e figurativa. E avremo appunto anche la collaborazione delle esperte del museo per realizzare il nostro progetto. Il piano delle arti riguarda anche la musica e infatti noi ci stiamo preparando con il nostro ensemble. Questo progetto si chiama Sound School e è composto da, insomma, ci sono vari strumenti, la chitarra, il pianoforte, il flauto e anche la batteria. Quindi, insomma, sarà un progetto che poi abbiamo già degli eventi, un concerto di Natale e poi il concerto, insomma, a giugno con la Risva in Musica, quindi l'orchestra delle scuole del Valdarno. Gabriele, Anna e Stefania sono gli studenti impegnati con tutti i loro compagni in due progetti importanti, il piano delle arti e l'impegno nell'ambito della musica, ma vorrei che fossero loro a descrivere quello che viene fatto nella scuola di Loro Ciuffenna. Allora, quest'anno la nostra scuola svilupperà un progetto nazionale del Piano delle Arti attraverso un graphic novel che avrà come protagonista Venturino Venturi e Loro Ciuffenna, che è il suo paese natale. Il graphic novel coinvolgerà numerose discipline e riuscirà a farci scoprire e valorizzare dei nuovi talenti. E il testo inoltre sarà scritto in numerose lingue e che possa diventare anche una guida turistica. Il progetto nasce in collaborazione con il Museo Venturi e attraverso una storia a fumetti racconteremo alcuni momenti e aspetti della vita e dell'opera di Venturino. E avremo luoghi più significativi di loro e questa storia si baserà sulle testimonianze storiche che raccoglieremo tra gli abitanti che lo hanno conosciuto. In questo modo cercheremo di salvaguardare la memoria storica di Venturino tra la sua terra, ma soprattutto tra la sua gente, alla quale ha dedicato moltissimi ritratti. Nella nostra scuola si svolgono molte attività musicali, tra le quali c'è la Risva in Musica. Infatti, un'altra delle attività musicali che svolgiamo è Sound School, nella quale ci riuniamo il pomeriggio per suonare strumenti come chitarra, batteria, flauto, pianoforte, per prepararci a un concerto finale. Dunque, l'apprendimento di ogni lingua è importante per lo sviluppo della cognitività, quindi non si tratta solo di lingua inglese, ma si sottolinea il multilinguismo, come è anche previsto nel PNRR. La scuola già da tempo attua certificazioni internazionali, sia per inglese che per francese, ma anche per corsi di lingua 2 per stranieri. Non c'è da dimenticarsi che l'apprendimento della lingua parte prima dalla lingua madre e poi si arricchisce come se fosse un serbatoio che aiuta la cognitività. Più lingue si conoscono, più si riesce a decodificare il mondo che ci circonda e a interagire con esso. Allora, la scuola dell'inclusività oggi è la parola chiave ed è il motore di ricerca per poter far sì che tutti i docenti possano essere inclusivi. Basta poco per rendere la scuola inclusiva, quindi attraverso delle attività di peer tutoring, di circle time, di educational all'interno di un gruppo, si valorizzano quelle che sono le potenzialità dei bambini con bisogni educativi speciali. Ricordiamo che tutti i bambini sono con bisogni educativi speciali. Perché? Perché si parla di unicità, quindi ognuno deve essere valorizzato per le sue potenzialità. All'interno di un gruppo, infatti, emerge proprio questo, perché ognuno di loro ha un ruolo ed è ben definito perché una scuola diventi inclusiva. Ma l'ascolto è fondamentale, tutto parte da quello. Perché? Perché oggi sono poco ascoltati, quindi la nostra scuola, considerata inclusiva, è basata proprio su quello che è la chiave di tutto, l'amore. Prima di tutto per quello che si fa e corrispondente all'amore c'è anche sicuramente l'alchimia e quindi la sinergia di poter entrare
in empatia con l'alunno per far sì che si senta in pieno diritto uguale agli altri. Il nostro istituto promuove un progetto di educazione di continuità, cioè noi teniamo particolarmente al progetto di continuità sia in verticale e fra i vari ordini di scuola. Da anni promuoviamo con il Nido esperienze di continuità molto proficue, basate sul discorso linguistico, sul discorso musicale. Per anni facciamo questo progetto. Quest'anno il nostro istituto investirà molte delle energie anche sul progetto musicale in verticale tra i vari ordini di scuola, sicché sarà un progetto legato alla scoperta di inclusione, anche perché i bambini e i ragazzi dell'istituto promuoveranno delle attività e delle esperienze legate al discorso musicale, di danze anche dei vari paesi del mondo, sicché molte delle attività saranno indirizzate su questo aspetto. È una continuità che ci preme particolarmente e vogliamo attuarla nei vari ordini di scuola, dal nido fino alla scuola secondaria di primo grado.